Amici, buongiorno. Questa è una lezione in cui viaggeremo molto. Mi serviranno due video, quello di oggi e il prossimo, per parlare della lunga lotta che ebbe luogo durante la seconda metà del VII secolo nel vasto teatro nordafricano, dove si fronteggiarono tre grandi antagonisti: l'Impero d'Oriente, il Califfato e i sovrani berberi. La conquista del Nord Africa fu un processo storico colossale per l'estensione spaziale dei territori interessati e per quella temporale delle sue conseguenze, molto rilevanti anche per la storia europea. Nella lezione 13 avevo già cercato di dare un'idea dell'antica provincia dell'Africa, che era stata una delle regioni più prospere dell'antico impero romano, un tempo grande esportatrice di olio, di grano, di vino e di ceramiche, nonché patria di grandi intellettuali del basso impero, da Apuleio a Tertulliano a Sant'Agostino. Gli arabi chiameranno questa provincia Ifriqiya. Essa copriva grosso modo i territori ad ovest del Golfo della Sirte, fino all'Algeria orientale compresa, cioè circa fino alla città portuale di Bejaia, in Kabilia. Oltre questo punto si stendeva l'antica Mauritania, che gli arabi chiamarono il Maghrib, cioè l'Occidente. Anche lì c'era stata una presenza dell'impero romano, ma più sporadica e remota nel tempo. Nel VII secolo vi si trovavano ancora, molto isolate e lontane tra loro, alcune guarnigioni bizantine. La provincia dell'Africa aveva attraversato una lunga decadenza. Nel VI secolo la riconquista bizantina, dopo 100 anni di dominio dei Vandali, non aveva potuto ripristinare i legami economici con l'Italia, paese ormai in gran parte in mano ai Longobardi. Perduto il principale sbocco per la produzione agricola della provincia, molte terre coltivate erano state riconsegnate alla pastorizia seminomade, molti villaggi erano stati abbandonati e molte antiche città erano regredite a semplici villaggi. L'entroterra era tornato sotto il controllo delle tribù berbere. Il latino era stato abbandonato e persino il cristianesimo era regredito in molte aree, sostituite dalle lingue, dalla religione tradizionale dei berberi. Il mondo dei berberi è per noi una realtà sfuggente perché non lasciò praticamente tracce scritte. Il termine berberi fu usato dagli arabi, che probabilmente lo presero dai bizantini. Procopio parlava infatti di Mauri barbari, riferendosi alle tribù degli altipiani, algerini, contro cui i bizantini dovettero combattere per anni dopo aver sconfitto i Vandali. Gli antichi romani invece li avevano chiamati con nomi diversi a seconda della regione, per esempio i Mauri, che abitavano l'antica Mauritania, corrispondente all'incirca al Marocco e all'Algeria occidentale. I Numidi, che abitavano gli altipiani dell'Algeria orientale, i Getuli, che vagavano nel deserto a sud dei Mauri e dei Numidi, i Garamanti, nomadi del deserto libico, e così via. Questi popoli parlavano lingue appartenenti ad un unico gruppo linguistico, quello appunto delle lingue berbere, a sua volta parte della grande famiglia delle lingue afro-asiatiche, comprendente anche le lingue semitiche, l'antico egizio e dozzine di lingue del Corno d'Africa, del Sudan e del Ciad. Alcune lingue berbere sono parlate tuttora e i berberi sono oggi alcune decine di milioni, presenti oggi soprattutto in Marocco e in Algeria. Il luogo d'origine dei berberi si perde nel passato, così come l'origine della loro antica religione, della quale esistevano diverse varianti, anche più antiche delle religioni greca e fenicia,
e forse non esenti da influenze dell'Africa nera. Questa religione tradizionale sopravvisse a lungo in località remote fino a 1000 anni dopo la conquista islamica. Molti autori antichi ci riportano una flebile eco di una migrazione dal Medio Oriente avvenuta in tempi lontanissimi. Erodoto, che scrisse nel V secolo a.C., passò in rassegna molti popoli del Nord Africa, ma senza ricondurli ad un'unica origine. Ci parla tra l'altro di un popolo di agricoltori libici, i Massi, che ritenevano di discendere dai troiani. Ma l'attendibilità di queste notizie era scarsa. Erodoto parla anche dei famosi lotofagi, che sarebbero vissuti sulle coste libiche, e riferisce dicerie su uomini dalla testa di cane e su altri privi di testa, ma con occhi sul torace. Anche per Sallustio, lo storico romano che scrisse nel I secolo a.C., le origini dei popoli nordafricani sfumano nel mito. Nella guerra contro Giugurta, Sallustio accenna alla credenza, probabilmente di origine cartaginese, che Numidi e Mauri fossero discendenti di soldati medi, persiani ed armeni, rimasti senza guida dopo che il semidio Eracle li aveva condotti in Spagna, dove però era morto. Certo, i cartaginesi consideravano Mauri e Numidi molto diversi da loro stessi. Li avevano usati come soldati, ma non li avevano mai integrati nel loro stato, come avevano invece fatto i romani con i popoli italici. Tanto è vero che i romani stessi si allearono a volte con Numidi e Mauri contro i cartaginesi. Secondo Procopio, infine, che scrisse 7 secoli dopo Sallustio, i Mauri sarebbero stati discendenti degli antichi abitanti di Canaan, emigrati per sfuggire alle tribù ebraiche guidate da Giosuè dopo l'esodo dall'Egitto. Sarebbe stata questa, cioè, una migrazione precedente a quella dei Fenici che fondarono Cartagine. Ma è probabile che la migrazione dei Berberi fosse molto, molto più antica di quanto riteneva Procopio. La dispersione afroasiatica potrebbe aver avuto luogo circa 10.000 anni prima di Cristo. In ogni caso, il mondo dei Berberi aveva le dimensioni di un continente. Si estendeva dai confini della valle del Nilo fino all'Atlantico e alle isole Canarie e a sud circa fino al fiume Niger, al di sotto del quale c'era l'impero del Ghana, conosciuto anche come la terra dell'oro. In questi spazi sterminati, comprendenti i più grandi deserti del pianeta, grandi catene di montagne, altipiani e pianure, i berberi erano, a seconda dei luoghi, nomadi, pastori o agricoltori. La loro società era tribale e fiera delle proprie tradizioni. Aveva visto l'ascesa e la rovina o il declino di molti popoli, fenici, romani, vandali, bizantini, tutti i popoli venuti dal mare, portatori di guerre e di dei minacciosi, tutti i popoli avidi di terre fertili e dei tributi per mantenere le loro grandiose città. Di tutte queste superbe civiltà era rimasto ben poco in Africa. Non le lingue, non le istituzioni, non la prosperità economica, non il tessuto socioculturale, salvo il cristianesimo, ormai anch'esso in declino. Anche gli ultimi arrivati, i bizantini, apparivano ormai in fase di smobilitazione. Essi non avevano offerto una vera resistenza alle incursioni arabe ad ovest dell'Egitto. L'unico ad aver combattuto gli arabi era stato l'esarca Gregorio, che aveva rotto i rapporti con Costantinopoli e avrebbe voluto fare dell'Africa il proprio impero, ma aveva fallito. Cos'era rimasto ai berberi di questo grande passato? Innanzitutto la coesione linguistica e religiosa. Conservate attraverso 2 millenni di dominazioni straniere. Poi l'estensione dei loro territori e il loro numero
frutto soprattutto della crescita demografica avutasi nei primi 3 secoli dell'impero romano. Inoltre, come tutte le popolazioni dedite alla pastorizia e particolarmente delle popolazioni che abitano zone semiaride, i berberi erano abituati a combattere ed erano da secoli conosciuti come i migliori cavalieri dell'Occidente. Questi fattori ne fecero temibili avversari del califfato. Nella lezione 13 avevo parlato della spedizione di Amr bin al-As lungo la costa africana. Nel 642 ad Alessandria, Amr si era spinto fino a Tripoli, che aveva preso, come ci racconta lo storico del IX secolo Ibn Abd al-Hakam, ma poi era tornato in Egitto. Quella di Amr era stata un'incursione più che una conquista. Solo nella città di Barca, in Cirenaica, Amr aveva lasciato un suo nipote, Uqba bin Nafi, nominandolo governatore della zona, sottoposto al governatore dell'Egitto. Poco dopo, però, Amr fu richiamato in Arabia dal califfo Uthman, che lo sostituì nella posizione di governatore dell'Egitto con un proprio fratello di latte, Abdallah bin Saad bin Abi Sarh. Nel 647 questi intraprese una seconda spedizione in Nord Africa. Arrivò fino a Sufetula, oggi Sbeitla, al centro dell'attuale Tunisia, dove si scontrò con l'esarca Gregorio, che fu sconfitto e ucciso in quella battaglia. Gli arabi rientrarono con un bottino immenso, ma anche questa fu un'incursione, non una conquista. Dopo questo episodio, la conquista araba dell'Africa si era fermata per oltre 20 anni. Nel decennio seguente, lo sforzo bellico arabo si era infatti concentrato nella creazione di una flotta. Fu proprio Abdallah bin Saad il comandante che vinse la battaglia navale di Finiche nel 655. Poi l'inasprimento della politica fiscale in Egitto, attuato per volere dello stesso Uthman, aveva scatenato la rivolta che era costata al califfo la vita e ad Abdallah il suo posto di governatore. Ne era seguita la guerra civile, di cui abbiamo parlato nelle lezioni 14 e 15, durante la quale nessuna ulteriore spedizione araba fu intrapresa in Africa. Infine, nel 670, Muawiyah, ormai solidamente in sella quale nuovo califfo, riconfermò l'autorità dell'ambizioso Uqba sulla zona di Barca, dove questi aveva radunato intorno a sé un certo numero di berberi convertiti all'Islam. Uqba sognava grandi conquiste, forte del prestigio della sua parentela con Amr, che Muawiyah aveva aiutato a ridiventare governatore dell'Egitto dal 658 al 664, anno della sua morte. Oltre al prestigio che gli derivava dall'aver conosciuto il profeta quando era ancora un bambino, Uqba aveva seguito suo zio Amr quando questi si era spinto fino a Tripoli quasi 30 anni prima e aveva guidato spedizioni nelle remote oasi di Zuila e di Radamis. Quando Muawiyah avallò il suo potere nel 670, Uqba, che viveva nel ricordo di quell'impresa, volle ritornare nella provincia dell'Africa per conquistarla all'Islam. Raccolse circa 10.000 cavalieri arabi in Egitto, nonché berberi della Cirenaica convertiti all'Islam e, in quello stesso anno, giunse in quella che è oggi la Tunisia centrale. Poi Uqba risalì verso nord, conquistando molti villaggi e convertendo con le maniere forti la popolazione. Avvedendosi che le conversioni erano esteriori e dettate dalla paura, decise che, come era avvenuto in altre terre conquistate, anche nell'Ifriqiya i musulmani si sarebbero concentrati in una loro base isolata e facilmente difendibile.
in una località boschiva ad un giorno di marcia dalla costa orientale tunisina, presso le rovine di un antico forte romano, sorse la nuova città guarnigione del califfato. Una moschea costruita con l'argilla e capanne costruite con le canne di una vicina palude. Fu chiamata Al-Kairawan, con una parola persiana arabizzata che vuol dire accampamento militare. È oggi la città tunisina di Kairouan. La posizione di Uqba dipendeva però ancora dal governatore dell'Egitto. Nel 675 questi decise di sostituirlo con un nuovo capo militare dell'Ifrichia, Abul Muhajir, un suo liberto, forse egiziano. Questi giunse con nuove truppe e, per motivi che non sappiamo, fece arrestare Uqba, inviandolo in catene al califfo, il quale lo fece poi liberare. Certo, i due uomini erano diversissimi per carattere e per storie personali. Uno, appartenente alla nobiltà araba, imperioso, amante del rischio e assetato di gloria, l'altro, elevatosi da umilissima condizione, cauto pianificatore ed eccellente diplomatico. E così diametralmente opposte sarebbero state le loro linee di azione politica. Comunque, viaggiando in catene verso Damasco, Uqba giurò che avrebbe un giorno ripagato Abul Muhajir con lo stesso trattamento. Intanto il nuovo governatore dell'Ifrichia si era stabilito fuori da Al-Kairawan per sottolineare una discontinuità totale con il suo predecessore. Egli cambiò completamente la politica verso la popolazione africana, adoperandosi per stabilire un'alleanza con il più potente tra i berberi, a capo di un regno che già da 2 secoli copriva una vasta area situata tra l'Algeria e il Marocco. Le notizie che abbiamo su questo re sono scarse e di molto posteriore a lui. Era nato e risiedeva a Tlemcen, città dell'Algeria occidentale, quasi ai confini del Marocco, sulle montagne che corrono parallele alla costa algerina. Era conosciuto con il nome latino di Cecilius e con quello berbero di Axil, che vuol dire leopardo. Pare che fosse cristiano e il suo nome latino farebbe infatti pensare ad un battesimo. Gli arabi lo conoscono comunque come Kusaila, nome che userò in questa lezione. Di sicuro erano cristiani molti dei suoi sudditi e lui intratteneva buoni rapporti con i bizantini, i quali mantenevano truppe in alcune città della costa nordafricana, ad ovest di Cartagine, molto distanti tra loro e circondate da territori berberi. Comunque, dopo un'intensa attività diplomatica, Abul Muhajir incontrò Kusaila e stabilì con lui un'alleanza. Lo convertì all'Islam e lo convinse addirittura a trasferirsi nella lontana Al-Kairawan. Era un successo diplomatico enorme, un'alleanza in funzione anti-bizantina che preludeva ad una conquista definitiva dell'Africa. Ed infatti nel 678 Abul Muhajir preparò un assedio a Cartagine. La città non cadde, ma gli arabi ottennero un cospicuo bottino e i bizantini persero completamente il controllo dell'entroterra. A questo punto, però, accadde un fatto che cambiò tutto. Nel 680 il califfo Muawiyah morì e venne sostituito dal figlio Yazid, il quale reintegrò Uqba al suo posto. Questi ritornò immediatamente dal Kairawan e fece arrestare Abul Muhajir. Poi umiliò il re Kusaila, imponendogli pare di sgozzare e scuoiare pubblicamente un montone, secondo le usanze musulmane, e infine lo fece imprigionare. Ma Uqba era soprattutto deciso a portare a termine i suoi grandiosi progetti di conquista prima che altri cambiamenti politici li sconvolgessero nuovamente. Lasciò
Al-Kairawan suo figlio con il grosso delle truppe e con un piccolo contingente si diresse verso occidente, passando a sud dei monti Aures. Sempre procedendo verso ovest, sconfisse vari contingenti di truppe berbere e bizantine. Arrivato nell'attuale Marocco, piegò verso nord e raggiunse Tangeri, su quello che sarà in seguito conosciuto come lo Stretto di Gibilterra. Questa antica città era governata da un certo Giuliano, che probabilmente per liberarsene dissuase Ukba dall'attraversare lo stretto e lo indirizzò invece a sud-ovest, verso la costa atlantica dell'Africa. Poco a sud di Tangeri si trovava Ualili, l'antica volubilis dei Romani, vicino all'attuale città di Meknes. Volubilis era stata conquistata dai Berberi già nel III secolo. I Romani avevano rinunciato a riprenderla perché troppo remota. Ancora nel VI secolo vi risiedeva una comunità cristiana che usava la lingua latina, come sappiamo dalle lapidi ritrovate tra le sue rovine. Per inciso, quando si parla di lingue neolatine, si dimentica spesso che ci fu anche una lingua romanza africana, parlata per ancora alcuni secoli in alcune comunità sparse tra il Marocco e la Tunisia. Comunque, Ukba conquistò Walili, ma proseguì verso sud-ovest attraverso le pianure costiere del Marocco. Raggiunta la catena dell'Atlante, la superò, arrivando fino al fiume Draa, quasi 1.000 chilometri a sud-ovest dello stretto di Gibilterra. Poi tornò indietro, riattraversò l'Atlante, sempre scontrandosi occasionalmente con le popolazioni berbere nella regione del Sus. Erano già in territori dove l'impero romano non era mai arrivato e che costituiranno per molto tempo anche il limite estremo dell'espansione araba. Possiamo solo vagamente immaginare lo stato d'animo di questi uomini. Solo 2 anni prima Ukba era parcheggiato a Damasco a rimpiangere l'occasione perduta di diventare un famoso condottiero e ora guidava i credenti in zone inesplorate, attraversando ogni giorno nuove terre verso i confini del mondo. Infine raggiunse l'Atlantico, non lontano da dove si trova oggi la città di Agadir. Si spinse in mare sul suo cavallo fino a che l'acqua non gli giunse alla vita e pare che gridasse: "O Signore, se il mare non mi fermasse, attraverserei le terre come Alessandro Magno per difendere la tua fede e per combattere gli infedeli." Questa immagine entrò nel mito. Come spinto da una forza inarrestabile, Ukba aveva percorso oltre 6.000 chilometri, metà dei quali in territori inesplorati per gli arabi, molto spesso combattendo. Divenne un simbolo delle conquiste arabe, come certamente desideravano. La principale moschea di Kairouan porta ancora oggi il suo nome, caso molto raro nel mondo musulmano. Ukba inseguiva i propri sogni di gloria, ma non aveva ovviamente abbastanza uomini per occupare le città e i villaggi in cui arrivava. Pare che avesse catturato molte ragazze berbere di grande bellezza, che furono inviati in Medio Oriente all'elite del califfato. Una di loro diventerà la madre del califfo Abbaside al-Mansur. Fondò anche qualche moschea qua e là, ma indubbiamente uno degli effetti della sua spedizione fu quello di coalizzare contro di sé la popolazione berbera. Nel frattempo, Kusaila era riuscito a fuggire e si era riavvicinato ai bizantini. Attese Ukba sulla via del ritorno e nel 682, o forse nel 683, lo intercettò vicino a Biskra, vicino ai monti Aures, con un esercito al quale si erano unite anche truppe bizantine. Pare che Ukba fosse rimasto con poche centinaia di uomini e dunque non potevano esserci dubbi su quale sarebbe stato l'esito dello scontro. La leggenda vuole che prima della battaglia, Ukba, che si portava ancora dietro Abul Muhajir in catene, lo sentisse declamare alcuni versi in cui si esprimeva il dolore per non poter impugnare le armi.
Allora lo fece liberare e lo invitò ad andarsene, perché non era tenuto a combattere. L'altro rispose che il suo unico desiderio era impugnare le armi insieme agli altri musulmani. Gli furono date le armi. I due ex nemici sguainarono le spade e spezzarono i foderi ormai inutili, e così fecero tutti gli altri prima di cadere in battaglia. Dopo la vittoria, Kusaila ritornò ad Al-Kairawan e la occupò, mentre gli arabi ritornavano nella lontanissima barca in Cirenaica. La corsa di Uqba verso i confini del mondo si era conclusa in una coccette, sconfitta. Gli arabi erano tornati alla situazione di 40 anni prima, avendo perduto tutto il Nord Africa ad ovest della Cirenaica. E una loro riscossa non sembrava imminente, ostacolata com'era dagli sviluppi interni del califfato. Nel 680 a Muawiyah era succeduto il figlio Yazid, ma questa successione, sostanzialmente dinastica, non fu accettata da alcuni importanti personaggi del califfato. Uno di questi era il figlio di Ali, Husin, il quale però, come abbiamo visto nella lezione 15, fu attirato in una trappola e ucciso con i suoi uomini. Un altro di questi era Abdallah bin Az-Zubayr, forse il più illustre esponente della nobiltà meccana. Ricorderete forse che una delle figlie di Abu Bakr, il primo califfo dell'Islam, era una delle mogli del profeta. Bene, Abdallah era figlio di un'altra di queste figlie di Abu Bakr. In altre parole, il profeta era suo zio. Inoltre, Abdallah era stato il primo musulmano ad essere nato a Medina dopo l'Egira. Tutte cose che avevano un'enorme importanza nel califfato. Pare che sul suo letto di morte Muawiyah avesse raccomandato al figlio Yazid di trattare con ogni onore Husin, ma di risolvere rapidamente il problema di Abdallah bin Az-Zubayr, che Muawiyah riteneva più pericoloso per la dinastia Umayyade. Durante il governo di Muawiyah, Abdallah bin Az-Zubayr si era astenuto da ogni attività politica e aveva giocato un ruolo di primo piano in alcune campagne militari del califfato, tra cui la battaglia di Sufetula contro l'esarca Gregorio e l'assedio navale a Costantinopoli. Ma quando giunse la notizia dell'uccisione di Husin a Karbala, l'indignazione prese in lui il sopravvento. Abdallah parlò alla folla di Makkah, raccontando come Husin fosse stato chiamato a Kufa, dove non avrebbe voluto recarsi, e come poi nessuno di coloro che ne avevano invocato la presenza avesse mosso un dito per salvarlo. La folla, commossa, allora gli giurò fedeltà come nuovo califfo. Dopo Makkah, anche Medina, dove Husin aveva avuto molti seguaci, finì per schierarsi dalla parte di Abdallah. Il governatore Umayyade dovette fuggire in Siria. Altri sostenitori emersero in Mesopotamia ed in Egitto, i paesi da cui era partita la rivolta contro il clan degli Umayyadi al tempo del califfo Uthman. Così, di nuovo, ci furono due califfi a contendersi il califfato. Di nuovo si era giunti alla guerra civile. Nel 683 Yazid inviò una grande spedizione a soffocare la rivolta. L'esercito occupò Medina e la sottopose ad un crudele saccheggio. Poi le truppe Umayyade assediarono Makkah. Tuttavia non giunsero a prendere la città, perché in quello stesso anno Yazid morì, forse in un incidente con il suo cavallo, dopo aver regnato solo 3 anni. Gli succedette suo figlio Muawiyah bin Yazid, un adolescente che regnò soltanto un paio di mesi, perché morì di malattia. Intanto la spedizione punitiva nello Hijaz era abortita, e l'influenza di Abdallah bin Az-Zubayr
considerato il quinto dei califfi ben guidati, si estese ulteriormente in Arabia, in Palestina e persino nel nord della Siria. L'anno successivo, a Damasco, si dovette scegliere un nuovo califfo. Dopo lunghe negoziazioni, il non più giovane ma ambizioso Marwan bin al-Hakam, un cugino del califfo Uthman, che aveva servito Muawiyah come braccio destro del suo governatore a Medina, riuscì ad assicurarsi la posizione di califfo, sulla base dell'accordo che, alla sua morte, il califfato sarebbe andato non ad uno dei suoi figli, ma al fratello minore del giovane califfo appena deceduto, del quale Marwan sposò la madre, cioè la vedova di Yazid. Marwan, uomo di potere esperto, riuscì a ristabilire l'autorità degli Omayyadi in molte parti del califfato e a sconfiggere i seguaci di Abdallah bin Zubayr in battaglia. Tuttavia, anche il suo regno durò meno di un anno. Nel 685 Marwan morì a sua volta, forse assassinato dalla moglie. Nel frattempo, infatti, gli accordi in merito alla successione erano stati annullati e Marwan aveva assicurato il califfato, anziché ad un discendente di Muawiyah, ad uno dei propri figli, Abd al-Malik, che divenne così il quinto califfo omayyade. Dopo la morte di Muawiyah, ben quattro califfi si erano succeduti in meno di 6 anni a Damasco, senza contare il califfo ribelle Abdallah bin Zubayr. In un tale disordine, Abd al-Malik diede la priorità alla stabilizzazione interna. Stipulò subito un trattato di pace con l'impero romano, accettando di aumentare i tributi annuali dovuti dal tempo del fallito assalto a Costantinopoli. Anche le spedizioni in Africa subirono una lunga pausa. Così, dopo la vittoria dei Berberi del 682 o 683 a Biskra, Kusaila governò l'Ifriqiya ed il Maghrib da Al-Kairawan, mentre i bizantini mantennero il controllo di Cartagine e di alcuni avamposti costieri, pattugliando con le loro navi la lunga sponda africana. Abd al-Malik però riuscì finalmente a ridare stabilità al califfato. Egli regnò 20 anni fino a 705. Questa continuità consentirà di ridare slancio alla conquista dell'Africa, anche se il califfato dovrà inviare ancora molte armate. Nella prossima lezione vedremo il seguito di questa grande partita tra il califfato, i bizantini e i sovrani berberi, partita ricca di colpi di scena. Per oggi, grazie per il vostro interesse e a presto.